Nel calcio si usa dire che squadra che vince non si cambia, al massimo si rafforza nella rosa. Bene, la stessa strategia l'ho utilizzata anche a Renault per la Clio, che vedete qui alle mie spalle. Il modello rinnovato, adesso dei nuovi fari, dei fascioni paraurti ridisegnati e interni impreziositi con diverse finiture e materiali più pregiati rispetto al passato. Ma le novità non finiscono qui. Sotto il cofano debutta il 1.5 turbo diesel, anche da 110 cavalli, e il motore benzina, il 1.2 TCE turbo da 120 cavalli, adesso disponibile anche col cambio manuale. Se si escludono i nuovi fari con luce diurna LED che disegnano una C, è difficile riconoscere al primo sguardo la nuova Clio. Diverso il discorso quando si aprono le portiere. Il disegno della plancia, già pulito e moderno, non è cambiato, ma a partire dall'allestimento Zen ci sono pannelli di plastica morbida che si estendono anche sulle porte. Il volante non ha più gli inserti in plastica per le razze e la corona utilizza della pelle più morbida e di migliore qualità. Nuovi sono anche i rivestimenti per i sedili, che sulla ricca versione Intense hanno fianchetti più pronunciati per trattenere meglio il busto in curva. Inoltre, adesso si può avere un impianto audio della Bose, la telecamera posteriore, il parcheggio semiautomatico e un più evoluto sistema multimediale Arlink che segnala la presenza degli autovelox. Detto che il 1.2 benzina da 120 cavalli è indicato per chi vuole brio ma non macina troppi chilometri l'anno, il 1.5 turbo diesel da 110 è l'ideale per chi fa della Renault Clio l'unica auto di famiglia. A costi di gestione contenuti, la casa francese dichiara una percorrenza media di 28,6 km con un litro, unisce prestazioni molto interessanti, 194 km/h di velocità massima e 0 a 100 in 11,2 secondi. E adesso misuriamo l'impatto ambientale della Renault Clio. Secondo il rating di Lifegate, Mobility Revolution, il punteggio ottenuto è di 3 su 5. La rinnovata Clio è già ordinabile a partire da 13.350 euro. Si tratta di un prezzo allineato a quello del precedente modello se si considera la stessa dotazione di accessori. We'll be right back.